Cos'è il Natale per Maria De Filippi? Ovviamente, la famiglia, l'amore, i ricordi dell'infanzia. La conduttrice sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Svizzera, tra le nevi di St. Moritz, dove è stata raggiunta dal settimanale Chi. Finalmente, un po' di meritato relax per la conduttrice di Uomini e Donne. Sto meglio in montagna che in qualsiasi altro posto, perché c'è solo la neve. Non penso ai dati di ascolto, ai programmi. Sul regalo di Natale più bello, la De Filippi non ha dubbi. Un biglietto scritto da mia madre, che ha 86 anni e che, a fatica, ma scrive ancora. Quel biglietto è il più bello. Ogni anno con lei è un regalo in più. Nell'intervista, Maria si è lasciata andare ai ricordi dei suoi Natali passati, dall'infanzia alla nascita del figlio Gabriele. Da piccola era tutto più bello, perché credevo a Babbo Natale. Quando mia zia, pensando che lo sapessi, mi ha detto che non esisteva, ci sono rimasta male. Ricordo il presepe che facevo con mamma e papà e la mattina insieme ad aprire i regali. Poi, con gli anni, sono arrivati la messa di mezzanotte e il grande pranzo con le sorelle di mia mamma a Milano. Quando mi sono sposata con Maurizio e sono andata a vivere a Roma, sono cambiate molte cose, poi è arrivato nostro figlio Gabriele e abbiamo ricominciato da capo. Sanremo 2015. Conti non mi ha invitata. Tra gli argomenti dell'intervista, non poteva mancare Sanremo 2015. La De Filippi ha confermato che non farà parte in alcun modo del progetto. Carlo Conti non mi ha invitato a Sanremo. Ma credo che, se lo facesse, la RAI lo fermerebbe. A settembre avrei dovuto introdurre il programma in tre serate di Massimo Ranieri su Rai 1, raccontando la sua storia. Avevo accettato, ma arrivò uno dai piani alti. Ero stata invitata anche a Domenica In, ma l'azienda ha opposto un rifiuto. Devo dire che Carlo Conti, a differenza di altri, ha sempre ospitato i ragazzi di Amici nei suoi programmi e mi ha chiamato ogni volta per chiedermi il permesso. Da veterana della TV, Maria ha comunque qualche consiglio in serbo per le due vallette del festival, le cantanti Arisa e Emma Marrone. Penso che non sia per niente offensivo chiamare le due ragazze vallette, il conduttore è Carlo. Emma e Arisa hanno vinto Sanremo, è bello che siano state scelte, ma il consiglio che darei loro è di stare 10 passi indietro rispetto al presentatore. In ogni caso è il loro lavoro e un altro e non devono avere paura di sbagliare. Torna C'è posta per te. E c'è anche Keanu Reeves. Nel 2015, la De Filippi tornerà a condurre il suo ormai storico show del sabato sera, C'è posta per te. Tra gli ospiti previsti nella nuova stagione, ci sarà una guest star d'eccezione come Keanu Reeves. Per la gioia della stessa Maria, che ha confessato di avere da sempre una cotta per l'attore di Matrix. Ai tempi di Point Break, quando l'ho visto spuntare in quel film tutto il resto è sparito, compreso Patrick Swayze. Mi ha colpito la sua bellezza immutata nel tempo, quando me lo sono trovato davanti ho ringraziato il pubblico di C'è posta per te per avermi dato con la sua fedeltà la possibilità di incontrare persone che potevo solo sognare. Poter conoscere uno dei propri idoli è certo uno dei regali di Natale più graditi. Dopo il biglietto d'auguri della mamma, ovviamente. Chi se ne frega.